condensatore. Bene. Ah, quando cresce è molto più bella. Jody, alzati. No. Che cosa succede? Vestiti, ti spiego in macchina. Il dipartimento ha avviato un programma che studia l'altra parte, la chiamano inframondo. Hanno creato un condensatore, si tratta di una macchina che apre un varco per l'aldilà. Hanno aperto un passaggio. Per il mondo di Aida. Ieri è successo qualcosa. Le entità hanno superato il varco e il condensatore non si spegne. Nell'edificio sono stati tutti massacrati, squadre speciali comprese. Mi hanno chiamato e chiesto il tuo aiuto. Gli ho detto che sei troppo piccola e che è molto pericoloso. Ma loro sanno che tu sei l'unica in grado di affrontare quello che c'è oltre il varco. Un bel cazzo in culo, direi. Vediamo un po'. Avanti. Jody, se non te la senti, basta dirlo e torniamo indietro. Va bene. Lo farò. Gli andavo a casa. Questi eroi moderni. Andiamo a vedere, va. Cazzo, Nathan! È una follia! Non puoi mandarla là dentro! Che cosa ti è preso? Tu non capisci. Lei è l'unica che può fermare tutto questo! Abbiamo novità? Qualche informazione? Niente? Vado da sola? È lei! Spiacente, signorina, non può passare. Può passare. No. Sono il capo qua, levati. Soldatino. È un incubo. Vada via. Voglio svegliarmi da questi. Ok, vediamo. Che cosa ci fa? L'ho ucciso tutti. Cosa puoi dire? Che cos'era? Andiamo a stumare. Bellissimo, nessuno dovrebbe. Mi dispiace, siamo tornati. C'è modo di contenere. Gioia, è ancora lì. Piacente. Ma aspetta. Che cosa diavolo è successo? L'inferno è in terra. Doveva essere all'ospedale almeno un quarto d'ora. Il condensatore è nella zona inferiore. Devi trovare la sala comandi. È tutto quello che so. Johnny. Se le entità nei pressi del varco non sono come Aiden. Giungono dalle viscere dell'altra parte. Noi non sappiamo nulla di loro. Vivo con un'entità di cui non so nulla dal giorno in cui sono nata. Sono pronta. Sta tranquillo. Non intendo morire oggi. Portaiella lui, eh. Yeah. C'è nulla da prendere qui, coltelli. Non so tu come ti senti, ma io ho paura. Vuoi più veloce? No. Vabbè, dai, andiamo al sodo, che qui c'è lenta come un... Dalla tu sanguinato. Warning. Beh, l'ascensore è bloccato. Vedi cosa puoi fare, Aiden. Proviamo. Niente. Magari dall'altra parte. Nuovo video.
bimba. Ce lo sta, è stramorto. Eccola. Butta male, bimba. Forza, forza, ci vuole concentrazione qua, Dai. Andiamo giù. Mori in pace, vai, andati dalle balle. Muove più. Muove, si è zombificata. No, è tornato giù. Questo era. Prova ad aprirla dall'altro lato. Andiamo. L'ho spento l'arco. Lo so. Anch'io lo sento. Loro sono qui. Stammi vicino, ok? Sono qua, sono qua. Stai tranquillo, si allontana da te. Abbiamo spostato a fa? I condotti nel soffitto. Se soltanto riuscissi a salire.
Non ho visto. L'ho tirato giù. Questo lì? Perché non mi dà il pulsantino? Questo perde aria. Gas post mortem. Qualcuno rompe il cazzo al telefono. Devo staccare sempre tutto, anche quello di Asa. Stanno sbriciolando qualcuno. Qui c'è una mano. Molto elevata che ci consente di aprire un passaggio temporale. Che sono gli stronzi? Si muore sotto acqua. Se mi schizza. Bene. Mi piace sto pezzo, troppo lento. No, un altro morto. Vale. Ah.
narratore, come aveva suggerito. C'è un cazzo lì. Mi mitiglio nel fuoco, vediamo un po'. Non fa niente il mostro mio. Mi serve un vestito. Su, niente, ha lasciato morire. Coglione, fa le finte. E dorme al computer con sto tempo. Che cosa ci fai qui? Brutta puttana. Puttana, devo dirla a tua mamma. Tu muoviti. Io sono Jody e lavoro con il professor Dawkins. L'entità hanno invaso il laboratorio. Creature dell'oscurità. Mi sono nascosto, ma sono qui. So che sono qui. Perché non va a prendere l'ascensore? Adesso funziona di nuovo, così può provare a uscire. Resterei qui. Ma quegli esseri ti uccideranno. Non sono solo. Si muore sempre da solo. Fuori, troietta! Fuori! Boia, vedi come dormo? Ce la fa. Tira la legnatina, su. Si è autoincendiato. Oh, quanto bisogna frullare? Non ce la fa più. Il cervello, eh?
assassina fuori. C'era la mega battaglia allo spirito ora. Voglio io. Stammi vicino, ok? Andiamo. Questi scherzetti da esorcizio mi fanno né qua né là. Le casse però. Ah, ci passi, si seccano un baule. Bellina tutta bagnata. Il condensatore è vicino. Percepisco l'eco dall'altra parte. Procediamo con cautela. Forse passeremo inosservati. Ah, c'è il morto, ecco perché non va. C'è nulla a fare qui, niente. Quando si non gira la passerina. E la prendo la X, però. Cioè, avrà una password in tasca.
vediamo se lo scemo può fare qualcosa. Datemi sta password, per favore. Che va così piano sta bimba mi fa venire nervoso. Ah, vedi? Ce l'hai. Trovato. Navi aliene. Un passaggio per l'altilà. C'è un pezzantino. Oh, merda. Questo affare non funziona. Funzionava, l'avevamo fatto l'altro. Un'altra console. Se la raggiungo, potremmo avere una possibilità. Prova a raggiungere la console.
Io corro e tu mi proteggi dall'entità, ok? Andiamo. Buono, mi piace.
Un bel casino. Aiden, ci sei ancora? Ma ora gli manca, se vuole levar di ulo. Ah, c'è, c'è. Jody. Non avrei mai dovuto mandartela, è colpa mia, è tutta colpa mia. Mio Dio, avevo il terrore di averti persa. Non mi paghi, testa di cazzo. Non permettergli di farlo di nuovo. Se aprono il passaggio, non resterà più niente. Via tutti a casa, finito il lavoro.